l'Italia è ferma purtroppo, meno 0,2 più 0,2, questo governo parla molto e fa poco, serve invece una cura diversa, serve ridurre il debito pubblico, serve abbassare la pressione fiscale sulle imprese, sui cittadini, non bisogna mettere le mani nelle tasche dei pensionati, attenzione alla patrimoniale, attenzione a una tassa sulla casa, per non pagare l'IVA questo governo farà sfracelli, quindi dobbiamo vigilare, noi impediremo che tocchino i pensionati, serve invece aiutare fortemente l'Italia che produce, perché senza imprese non si crea lavoro, senza agricoltori, senza liberi professionisti, senza commercianti e senza artigiani. La cosa principale da fare è abbattere il cuneo fiscale, cioè non far pagare agli imprenditori i contributi previdenziali quando si assumono i giovani per i primi 6 anni. Questo è quello che bisogna fare, l'unica ricetta per sconfiggere un dramma che si chiama disoccupazione. Micci che reclama, serve un nuovo patto del Nazareno con il Partito Democratico. La posizione di Micci che adesso serve prendere voti per occupare uno spazio politico è quello che va tra la Lega e un Partito Democratico e si sposta sempre a sinistra. Quella che noi chiamiamo l'altra Italia, la maggioranza degli italiani vuole un punto di riferimento affidabile, serio, di centrodestra, con una politica economica, con una politica sociale che metta sempre al centro la persona. Noi siamo qua, stiamo costruendo con Berlusconi questo grande progetto e non è un caso che le nostre liste di Forza Italia non siano soltanto liste con candidati di Forza Italia, ma abbiamo inserito nella nostra famiglia i candidati dell'UDC, di Noi con l'Italia, il Movimento Cristiano Lavoratori ci sostiene, quindi la grande famiglia del popolarismo europeo per creare l'alternativa a questo governo. Ecco perché noi insistiamo su un governo di centrodestra, perché il governo di oggi è un governo di gente che litiga, parla molto, litiga tantissimo, ma non risolve i problemi. Il 10% è un ragionevole oppure... Sono ambizioso, voglio sempre un voto di più. Grazie. Grazie.